Buongiorno Francesco! Abbiamo iniziato, Francesco, siamo in diretta! Ma da quanto? Buongiorno, ormai da 10 secondi buoni, abbondanti! Ciao! Scusa! Buongiorno! Scusate! Ti vedo pensieroso oggi! Buona giornata, santa giornata, che sia benedetta! Santa giornata, sì! Sì, sono pensieroso perché non so cosa presentare. Ok! Prima cosa, io non ho clienti, non ho clienti, non so come definire una, siete persone meravigliose a caratteri cubitali, no? Ecco, veramente tantissimi messaggi, ho fatto record di visualizzazioni, ma più che altro sapete che record ho fatto? La puntata scorsa, di sabato scorso, che abbiamo presentato la seta, subito dal sabato, domenica e lunedì, è tutta venduta. Per la prima volta abbiamo esaurito tutti gli articoli, perché è quasi impossibile. Abbiamo presentato 50, di solito presentiamo 40, 50 tessuti proposte ogni volta, ogni sabato. Non so, umanamente impossibile venderli tutti, no? Cioè, ne vendiamo circa 60, 70, 80, perché è già un successo, certo. Ma anche perché il nostro scopo non è quello di guadagnare, certo. Non è guadagnare, ma di promuoverci, no? Ecco, e di proporre occasioni per voi che siete, ecco, questa è una forma di pubblicità, questa che facciamo, no? Lo vendo, non lo vendo al costo, lo vendo sotto costo. Vendiamo sotto costo proprio per farci pubblicità e per farci conoscere, in modo che espandiate ai vostri amici, ai vostri conoscenti. Ho visto quel pazzo che vende tessuti a prezzi mai visti, no? E quindi magari poi mi acquistate tessuti, no? Che regolari, no? Diciamo, anche perché non ho, anche perché bisogna dire, non so quanto si va avanti con queste puntate, quindi può essere anche l'ultima oggi, cioè come una serie infinita che va, non so, a 1000. Oggi è la puntata numero 34, la puntata 34. Allora, perché ero, quindi, anzi addirittura quando che poi martedì sera ancora clienti ci mandavano messaggi, dire avete ancora il torto, ci siamo guardati ed erano esauriti, abbiamo detto che facciamo? Allora, riproponiamo un'altra nuova puntata con tessuti di seta. Abbiamo un po' dibattuto. Allora, ho provato a chiamare dei fornitori abituali che acquisto su Acomo. Ho chiesto, uno aveva finito gli stock, un altro aveva finito, e mi ero scordato di un amico, l'ho chiamato e mi ha detto guarda, ho un piccolo lotto che era destinato all'America, questi non, cioè, se mi vieni mi paghi vista fattura, si dice così, vista fattura subito, no? Invece di 120 o 90 giorni come usano tanti clienti, vieni qua, è tua. Parto subito mercoledì mattina, vado a Como e ho acquistato questo lotto, diciamo, sete, misto sete, e con addirittura con anche, e anche con dei micadi con i Duchess, che adesso vi farò vedere. Quindi, bellissimo, no? Quindi abbiamo, rimpostiamo la puntata così. Cosa succede? Cosa succede giovedì invece? Giovedì ci chiama un altro fornitore, sempre di zona di Bustarsizio, quella lata, che è la zona dove nasce la viscosa, dove c'è, no, bellissima, mi chiama e dice vieni subito che ti propongo le ultime novità primavera estate 2024, no? Allora, cosa si può? No. Venite con me, vi faccio vedere una cosa. Si può? Si può, Federico, uscire? Allora, sì. Ah, si può? No, venite, che follia ho preso ieri, casomai, ecco, ed ero dibattuto fra la seta, o... Intanto posso far vedere il nostro bellissimo negozio, posso prendere 2 metri di distanza? Sì, dai, ok, eh? Buongiorno, prego signori, prego. Allora, quando ho detto, guardate, sono tessuti, vieni qua, guardate,
Guarda, devo ancora scaricare, nessuno del mio negozio ne ho ancora visti. Ho tutte le ultime novità che stanno andando sulle vetrine in questi giorni, primavera, estate 2024, con tutte le ultimissime fantasie. Addirittura penso di avere fantasie che non sono ancora, non tutti i negozianti hanno preso, ma sicuramente troverete. Quindi ho dei KD, guardate, no, ti faccio vedere, guarda, ho dei KD, cioè, ne faccio vedere uno per dirsi, guardate che meraviglia di KD, questo qua, guardate che fantasie, con abbassamento così, guardate che esplosione di, ne ho in tutte le salse, ho KD, ho Vual, o rasetti di cotone, cioè, ne tiro fuori una a caso, una a caso, si vede che li sto, scusate, guardate, no, ho cose belle, quindi sono tessuti che questi qua, scusa, sono tessuti meravigliosi, ne ho preso, ho circa 1000. Ho circa, penso avere un migliaio di fantasie. Ah, questa è la metà e l'altra metà è sull'altro negozio a Rovigo. Anche chi siamo noi? Noi siamo lo scampolo dei. Mi metto qua, guarda, noi siamo lo scampolo dei fratelli Antonioli. Abbiamo due punti vendita. No, vieni più vicino, dai. Abbiamo due punti vendita. Uno a Rovigo in viale Porta Adige 44 di fronte al centro commerciale all'Iper e uno qui a Est dove sto trasmettendo insieme alle mie donnine figurative no. Mi sembra essere da te insieme alle mie donnine, no, ecco, siamo in via a Teste 3/C Est Padova, sulla statale che va da Est, da Monserica Est, siamo sulle vicinanze di Est, quindi siamo, facciamo così, facciamo pari dispari, dai. Se vai. Vince pari, presento la seta, se non tiro fuori volante la viscosa, alle bombe del canon che fa bim bum, 3-4 pari, vince la seta, porca miseria, vince la seta, ok. Altra cosa che vi dico, che la prossima settimana farò vedere le fantasie che abbiamo acquistato. No? Certo. Quindi preparatevi per la prossima settimana. Cosa avrò anche la settimana? Avrò un angolino, scusate, ho sempre la mia... ho un angolino in cui prendo del lino. Daniele, mi dai una mano per piacere, un secondo aprilo? Ho dei scampoli di lino alti 3 metri. Io ho acquistati, me li sono fatti spedire dal Portogallo, me li sono fatti spedire, ho dei scampi di lino, sono tutti alti 3 metri, che vanno da una misura da 1 metro fino a 3 metri. Ciao Daniela, buongiorno. Che vanno dalla misura di 1 metro fino a 3 metri. Ti devi arrangiare perché mi è arrivata una cliente. Un secondo solo, faccio solo un attimo, guarda. No. Guarda che posto calare, io ho venuto. Guarda, sono una si vede, una, guardate. Vedete? Non ci sono buchi, non ci sono... L'ho preso qui che con la vacca. Sì, adesso faccio vedere. E ho cose bellissime, di qualità stratosferica. No. Scusami. Ecco la trama. Cosa ho fatto io? L'ho fatta anche lavata. Mia moglie l'ha anche lavata. Guardate, anche perché facciamo le prove per vedere che effetto fa, non se ha problemi. No, è perfetto. Ma infatti questa è un'azienda storica che acquistiamo già da diversi anni, e però ogni volta facciamo anche noi le nostre prove per vedere però allora, per darsi un'idea di cosa lo venderò, un metro per alto 3 metri, però generalmente io sui miei negozi che lo vendo un prezzo, cosa viene a fare questo qua? Tovaglie, tendaggi, abbigliamento anche, cioè qualsiasi cosa. Centri tavola, qualsiasi cosa, e lino adesso è da stirare, questo è solo lavato appena, adesso è ancora da stirare, però posso dire una cosa per i clienti, no? Quando vi dicono lavato è pronto da stirare, quando vi dicono lino 100% poi fanno così con la mano sì. E non si stropiccia, no. Puro lino. Allora, per dirsi, un metro per alto 3 metri costa
io lo vendo di solito generalmente dai 30 ai 35 euro al metro nei miei negozi, no? Sempre di occasione, perché vi dico, i miei pezzi sono di occasione. Questi pezzi scambi che proporrò vanno più o meno, ecco, un metro costerà 9 euro più o meno. Adesso vediamo, sto calcolando un po' insomma, però penso che sarà 8-9 euro, insomma, ecco. Un metro e 30, 10,50 euro, e ne ho un pezzo di 2,58, 26 euro. Cioè neanche 2,58 metri, neanche un metro. Sì, sì. Neanche un metro. Sono stati tagliati dove c'è il difetto, dove c'è il difetto, quindi sono... Ma dentro non hanno buchi, guardate. Quindi, questi ve li propongo per la settimana prossima. Va bene? Bello. Ho anche delle fantasie, anche sempre, che sono introvabili. Alte 3 metri. No, questa è un'azienda in cui veramente... Buongiorno, signora. Veramente siamo felicissimi di avere questi insulti. Allora, a proposito di viscose, sapete perché stamattina, vedete, ho la maglia aziendale con lo scambio, poi c'è scritto vintage, c'è scritto qua. Però stamattina, prima di partire a casa, ho detto, ma che vintage? Io, scusa un po', perché pensavo di presentare la viscosa. Ma che? Abbiamo noi, siamo. Sì, sì, è vero, no? Gente, leggi tu che sì, vedi, sì, eh? Sì, sì, sono dallo scapolo fratellino di Brand New Fashion Fabrics. Ok, sapete che stiamo spedendo anche in tutta Europa, sì. Quindi bisogna anche parlare l'inglese, se anche non lo so, però stamattina tramite il traduttore del... Dici sempre yes. Yes, yeah. Ah, yes, yes. Sei matto? Yes. Via. Quindi, senta. Grazie. Senta, cominciamo. Allora, vi faccio vedere adesso delle pure sete, sì. Poi faccio vedere dei misti sete, faccio vedere perché poi dico anche ho delle sete viscose e delle cose particolari acquistate sempre in questa fabbrica serica. Serica vuol dire che fa la seta a Como, no? Che magari non è seta, ma hanno una lavorazione d'alta moda. D'alta moda. D'alta moda. Haute couture, no, francese, no, ho cose da alta, cose, vedete, rimanete, un'oretta penso ci vorrà oggi, però rimanete lì, va bene, grande, cominciamo, scusate il mio raffreddore, ho preso caldo, freddo, credo, io ieri sono stato di ritorno da Gallarate, sì. Mi sono fermato a Bergamo a vedere la fiera creativa di Bergamo, no? Sì. Sapete che 20 giorni fa noi abbiamo partecipato a quella di Vicenza, abbiamo ancora là sotto, eccolo qua, no? Che eravamo allo stand, eccolo qua, vedete, aia, vedete, ecco, questo era il cartello in cui eravamo a Vicenza. E sono andato a Vicenza a trovare gli amici espositori che sono anche per vedere com'era, no? la situazione. Era una giornata come oggi, un po' uggiosa, no? Però non pioveva. E bello, è stato bello. Quindi ho camminato, io penso, mi è alzato ieri mattina per andare a Varese alle 5, quindi ero fatto Varese, alle 8 ero già a Gallarate, ieri mattina alle 8 ero già a Gallarate, poi tutta la mattina del ritorno, penso che poi a ieri a Bergamo sono fatto 5-6 km a piedi, quindi sono cotto, va bene, quindi la proposta che a noi, le proposte che oggi vi faccio, sono tutte sete, o misto sete, che siano poi col Micano, col Duchesse, che siano con la tela, che siano in rase, tutte oggi, guardate, ritorniamo con il promo da 6 euro al metro. 6 euro, non lo guardo neanche, guarda. 6, non guardo neanche le dita, 6 euro al metro, offerta valida però per una settimana, da oggi fino a domenica prossima. Ok, che oggi ne abbiamo 9, quindi fino a domenica 17. Fino a domenica 17, va bene? Sì. Ma poi potete chiamare, però ho tessuti che costano 25, 30 euro al metro, fino al massimo, però oggi... 6 euro al metro, Francesco, follie, come la Sabrina,
che dovrà rispondere a un miliardo di persone. No, perché dicono, no, perché dicono non devi ripeterti sempre, no. Certo. Ma se hai avuto così tanta successo, quindi dai, accontentiamo anche tutte quelle clienti che non sono riuscite a acquistare. Questi sono tessuti completamente differenti, eh? Cioè tutta, non ho avanzato niente da quello pubblicizzato in promozione sabato scorso. Cominciamo. Eccolo qua, un crepe in pura seta ricamato con le pagliettine. Si vede? Pura seta. Ora mi ci vorremmo fondo bianco. Uso lino. No, uso lino, dai. No, scusate, troppo grande. No, perché guarda, poi ci sono cose che devono essere. No, guarda, scusa, è il bello della diretta, è il bello. Voilà. No, hola. Perché è giusto anche. E vedete anche la trasparenza. E la proposta 1055, ne ho 6 metri, non siete obbligati a prenderli tutti, certo. Non siete obbligati, però vi dico, poi ho dei tagli piccoli, quindi mi dicono tutto il taglio, va bene? Quindi, vedete, lo vedi, pura seta, proprio la consistenza. È un voile, lavorata a crepe, ricamato, in pura seta, scusa. 6 euro al metro. Proposta numero 1055. Vai. Spiega velocemente le spedizioni. Con le spedizioni, bravo. Adesso non so come. In settimana abbiamo fatto contratti nuovi anche con altri operatori corrieri. E perché? Perché con spedizione che eravamo prima a 6,50 ci rimettevo almeno 2-3 euro pur di accontentare. Adesso stiamo cercando di limitare sempre i danni, ci costa sempre di più del 0,50, se vediamo, certo. Se magari perché le spedizioni cominciano a essere importanti, perché oltre ai tessuti abbiamo anche l'abbigliamento dei due negozi, sia quello della Daniel, di mia moglie Daniela qui sul negozio di Ester, che anche sul negozio di Rovigo con Isabella, con Isabella Fashion, qui c'è Dani Fashion qui c'è, no? E quindi alla fine sì, stiamo valutando, però al momento manteniamo 6,50 per i pacchi piccoli, certo. Poi se qualcuno come settimana mi prende diversi tessuti, magari superano quanti chili? 3 chili? Guarda, allora diciamo così, fino agli 8 chili di pacco riusciamo a stare nei 15 euro, okay. Compreso 8. Il contrassegno, compreso, sì, quindi, sono tanti 8 kg, ah, no, di solito sono 4-5 kg, vero? No? Sì, va bene, però anche comunque andiamo da 6,50 a 15, di solito, c'è anche il mezzo, sono. Poi un taffetà di seta tinta in filo, la proposta numero 1056, questa è originale e la qualità migliore indiana, questa è la qualità, perché anche tante fabbriche, no? Acquistano anche loro certi, certo. Dall'India, certo. certe produzioni, no? E fanno i converter proprio per accontentare il più possibile la loro clientela, ecco, perché non tutti hanno la capacità di andare in India ad acquistare, quindi si appoggiano a delle fabbriche seriche italiane, no? Per anche i loro prodotti migliori di essere venduti anche qua, distribuiti in Italia e in Europa. Quindi vedete, è una qualità eccelsa, non è, guardate, ha un titolo di filato meraviglioso, questo qua, qui ci sono tantissimi momi, qui ci sono proprio, è la qualità, è l'unità di misura di quanti fili ci sono, ecco, diciamo, dei momi. La proposta 1056, fare qualsiasi cosa. Va bene, un vestito, una camicetta, una gonna con un taglierino. 6 euro al metro, va bene? Poi, ok, andiamo avanti. Oh, questa seta pura. Questa è una organza. Questa è un'organza che è operata, cioè non è stampata. Quindi vuol dire che ci sono due colori di filato, il rosa e in bianco qua, va bene? Seta pura, vedete organza, io faccio sempre vedere la trasparenza sul bianco, si rende di più, vedete? Non è,
non è rigidissima, vabbè, bellissima anche da camicette questa. È la proposta numero 1057, sempre, questi sono 2,90 m, questa la vendo tutta unica, ha un difettino, ecco, l'ho contratta tutta, vi dico se è un difettino 2, è escluso il difettino, ecco, cos'è la unità di misura italiana, anzi europea, su una pezza ci può essere un difetto 2, 3 su una pezza di 50 metri, questi sono i campionari, no? Mari hanno un difettino, loro calcolano 10 cm di abbuono, ecco, sì. Diciamo, quindi io ho già abbonato qua la misura. Una cosa. Abbiamo visto che la Sabrina... No, controlla tutto. La Sabrina è veramente pignola. Prima di spedire, controlla al centimetro il nostro tessuto. Allora, 2,90 m di tutto il taglio, 17,40 m. Quindi, seta pura. Con 3 metri, quasi 3 metri, fate tantissime cose qua. Fate tantissime. Altra variante di quelle... Altra variante in verde... Ecco, ha un altro disegno questo qua rispetto a quello. Allora, questo ha un spinatino, questo qua. Arrivo. Ecco, vedete, erano 3,85, ci sono due difetti, 3,50, ma sono cose lievi, perché ve lo dico proprio per scrupolo, ve lo dico. Poi la Sabina vi dice tutto prima di spedirvi con foto dettagliate, se vi piace o non vi piace. Però, e dopo comunque spediamo quando voi siete contenti. E siete contenti e siete sicuri. Quindi anche proprio per non buttare via i soldi di spedizione, sono anche da parte nostra. E anche perché non vogliamo, cioè cerchiamo di non avere rese, quindi vi diciamo tutto, vi diciamo, va bene? Però a 6 euro al metro neanche il prezzo della fodera, va bene? Seta pura, guardate che disegno delicato che è questo qua. Anche per cerimonie, anche damigelle, se avete delle bambine, ecco tutte queste qua vanno bene anche per damigelle, se volete, che adesso siamo nel periodo delle cerimonie. Va bene, la proposta 1058, tutto il taglio 3,50. 3,50 per 6 sono, no, scusa, 3,50 per 6 c'erano conti, ma 21 euro di 3,50 m di seta pura. Ok, altro disegno, sempre questa organza in seta pura, è la proposta 1059, sono 3,30 m, questa è senza difetti, 3,30 per 6, 19,80. Eccolo qua, guarda in trasparenza, delicatissima, elegantissima, proprio anche per cerimonie. Senti, l'ho detto, vediamo bene il colore. Ecco ragazzi, il colore è esattamente questo. Anche l'altro l'hai visto i colori bene? Sì, l'altro l'ho visto bene. Perfetto, altro disegno, altra seta pura, qui sono 1,45 m, però utile, ve la faccio 1,20 m, la proposta numero 1060, sì. Guardate che sono difettini minimi, che se io non ve lo dico voi non neanche vi accorgete, va bene? Quindi 1,20 m per 6, 7,20 m, 7,20 euro, giusto? 7,20 euro, cioè seta pura, guarda, operata, vede? Tutta operata, non è stampata questa, bellissimo, operata, bellissimo, tutto filo operato. Ok, poi altra organza rigata, questa è 3,40 m, questi sono campionari, fini campionari, ecco che loro... Grazie caro, grazie. Allora, la proposta... Saluto, scusami, ho ringraziato la cliente che mi ha fatto gli auguri per i bimbi nati, grazie. Ha fatto tanta fatica, ha fatto mi copa, mia moglie mi copa, no? No. È la proposta 1061, quindi erano 3,40, 18 euro di tutto, 3 metri, ecco, utili 3 metri, o due difettini. Ah, cos'è questa qua? Questa è bellissima, questa no, guardate, io pensavo che fosse, guardate, questa ha, aspetta, vorrei che oltre alla righetta, ha un, vedete che ha un... Ogni tanto, no, è un imprimè di lavorazione, che non è, io pensavo fosse il difetto, invece no, è proprio fatta apposta così, da dargli un ulteriore effetto, gli dà un ulteriore effetto, diciamo, particolare,
a questa lavorazione. Guarda, mettiamola così, scusami. Eccolo qua, adesso lo vedo. Si vede, guarda. Sì, bello. Va bene. Sempre quasi, ecco, la discontinuità della linea nella tramatura è trasparente. Va. Ok, ho visto il difettino dove era e l'ho segnato. Però va bene, si vede, guarda. Vedi là? Bellissimo. Anche questo da fare qualsiasi cosa che vuoi. Era la proposta del 1061. Oh, qui ho un taglietto che mi è rimasto. Questo veniva dai nostri banchi. Sì. Questa è una pura seta, guardate. È un metro. Un metro, la proposta 1062. Potete fare anche una camicetta a maniche corte. Ha un disegno, ve lo apro. È bellissimo di qualità questa qua. Guardate. Potete fare anche, cioè, una camicetta a maniche corte oppure anche un bel foulard, diciamo. Seta pura. Si vede? Si vede? Ok, è la proposta numero 1062. Arrivo, sempre. Scusa. 1062. Sì. 1062. Va bene, sempre 6 euro. Poi, altra seta pura. Questa è bellissima. Questa l'ho acquistata proprio poi quando l'ho aperta, è stata meravigliosa. No, 2,20 m, la proposta 2,20 m, la vendo tutto il taglio intero, lo dico, quindi 2,20 per 6 sono 13,20 euro, ma guardate per 13,20 euro, intanto guarda il punto di blu, di azzurro, è un sifò, però guardate che opera d'arte, guardate, questo disegno in mezzo con il richiamo, del colore, vedete? Col bordeaux sopra e con l'azzurro, vedete che intreccio? Seta pura. Hai visto il numero prima? Ok? Guarda di nuovo il coso, l'etichetta 1063. Per 13 euro in seta pura. Qui salta fuori proprio un gioco di un vestito incredibile. Allora, ragazze, 13 euro fatto un vestito. Di seta pura. Perché? Perché vogliamo che ricominciate a cucire, vogliamo che provate materiali, provati. Sì, vogliamo che diventate artiste. No, avete visto prima in macchina, ho tantissime, ho viscose, ho anche del poliestere, però ho quello bello di poliestere, ho delle microfibre stupende, italianissime, non sono... Però sapete, ecco, perché tutti questi prezzi? Perché giustamente, come mi ero dimenticato all'inizio, la nostra missione di quello incentivare le scuole taglio e cucito e le sarte, che riprendono, le giorni di sarte che prendono in mano, che riprendono dopo anni, veramente, per questa arte italianissima e di veramente un'eccellenza italiana. Altra seta pura, questo invece va bellissimo per fare sia un taglierino che anche un spolverino. Vorrei che tu inquadrassi esattamente il colore. Sì, ce l'ho. Vedete? Guardate che tram, guardate che gangiante, e la lavorazione che ha, tipo in diagonale così, è stupenda. Seta pura questa qua. Questo è un taglio di 4,30 m e questo veramente, ecco, lo vendo tutto intero questo qua. 4,30 per 6. 25,80 euro, cioè costa, è un tessuto da minimo 40 euro al metro. Io con meno di un metro non comprate 4,30 m, vi fate un spolverino, giacca, pantaloni, un taglierino, cioè fate qualsiasi cosa, vi fate. Va bene? 4, questa è una veramente, ripeto, offerta che vale una settimana, poi mi ritorna sui miei banchi vendita. Oh, tenti le cose un po' più alte, sai che vado un attimo. Ok, adesso questa è la proposta numero 1065. Sì, abbiamo un negozio con i clienti, quindi farò cerco di fare un po' da solo, contentarvi, portate pazienza. La proposta 1065, quindi 9,50 m. Questa è una seta pura che ha una lavorazione quasi a cresce, si può dire, stropicciato, ecco, che sembra fatta. Si vede?
vedete la lavorazione particolare, ha una lavorazione molto particolare questa qua. Quindi è la proposta numero 1065, che vi do in metri, quello che volete, sempre a 6 euro al metro, va bene? Poi ne ho la proposta 1066, ne ho 4,40 m. Questa è un tessuto, si può dire, ha una trama fissa, però ha quasi un taffetà leggero, è un setup pure, quasi alla, vedete che ha la consistenza quasi del taffetà, però più leggero del solito. Anche questo, ecco, qua facevano vestiti d'alta moda, poi vai a capire, il stilista, avete visto anche le sfilate in moda di questi giorni, no? Che sono state, no? Questi vestiti anche spaziali, no? Che sembrano semirigidi, no? Anche in certi, momenti, in certi momenti, quindi. Quindi 4,40 per 6. Sono 26,40, vuoi interrompere? Se no. 6,40 per 6. Sì, di tutto il pezzo, neanche un metro. Ecco. Ne prendete un metro. Ragazzi, da questo momento qua lascio Francesco in autonomia. Sì. E naturalmente ricordate, per rivederle, la nostra Sabrina ha il numero, sì, di questo qua. Vero. Non guardate l'inizio, che non ho avuto modo più di tanto, con scusa che ieri sono stato via a tirare questi tessuti, li sono fatti su giù da rotolo, no? Questa è la proposta numero 1067, ne ho 6 metri, ho un difettino, ve lo vendo per 5,70, ve lo vendo, quindi 5,70 per 6, 5,70 per 6 sono 34 euro. Questo è un rasetto, rasetto di seta pura. Questo è un rasetto di seta pura. Vedete, questo bianco naturale va bene anche da sposa. Questo è eccezionale da sposa, sarebbe. Con 34 euro, con 5,70 m, fate un vestito da sposa. Ripeto, con 34 euro. La proposta è numero 1067. Va bene? Grazie. Poi andiamo, la proposta, eccola qua, questa è la proposta 1068, ne ho 4,23 m, e ve lo vendo tutto per 4 metri, anche questo è un vestito che può andare benissimo, questa seta pura, è un twill, può andare benissimo anche questo da sposa, può andare anche perché ha sia il colore giusto, questo bianco naturale, che anche la consistenza per fare proprio un bellissimo vestito da sposa. Ci sono anche le metrature qui, quindi con 4x4 24 euro anche qua. Non guardate che non ho avuto tempo di stirarla, sistemarla bene, di presentarla bene, perché è stata una settimana un po' particolare. Spero che si veda il numero, ecco qua. La proposta è numero 1068. Scusate l'emergenza di oggi, ma per fortuna bisogna anche seguire i clienti, ogni tanto che vengono, giusto qui in negozio. Questa è una tela di seta, questa è una tela, adesso vi faccio vedere la proposta 1069, sono 3,25 m, la vendo per 3 metri, guardate, anche questo sempre da, che può andare benissimo da sposa, vedete l'effetto trasparenza con la mia mano, no, vedo, e sono 3 metri, 18 euro, sono 3 metri, e 25, un difettino solo questo qua, ha un difettino. La proposta è 1069. Ok, adesso abbiamo finito con questo piccolo lotto di seta pura, tutte quelle, poi ne ho delle altre. Adesso vi faccio vedere una serie di Mikado. Questa è la proposta numero, ecco, di questi Mikado, vi faccio sempre tutti a 6 euro al metro, e solo per questa settimana, che le acquistate sia qui nel negozio di Este che in quello di Rovigo. Allora, la proposta è 1071. Guardate che fantasia importante. Ah, e cos'ha? Questa qui non è in seta pura, ve lo dico questo qua. Però fa parte, ha una piccola parte, ha l'acetato, la viscosa, oltre un po' di microfibra. Diciamo, però sono tessuti veramente, anche questi qui da cerimonia, sono tessuti da cerimonia, che a volte li fanno con questi materiali
Anche per dargli a volte un po' più di consistenza, magari fanno dei spolverini, fanno cose particolari. Scusami, io sono tornato adesso, sempre 6 euro. Per una settimana. Questo è, scusami, cioè, regolare, noi abbiamo 25 euro. 25 euro al mese, minimo 25 euro al mese, questo mi cavo. Pazzesco. Guardate che stampa digitale, scusate, solo di stampa, costa una follia solo di stampa. Va bene? La proposta era numero, ho detto, 1000. Eccola qua, 1070, va bene? 1070, va bene? Va bene, 1070. Adesso la proposta è 1071, sempre un altro Mikado. Guardate che particolarità. Io vorrei fare. Guardate, un spolverino qua, un taglierino, qualsiasi cosa. È arte questa. Sto vendendo arte. Guardate, ma guardate anche. Stampa digitale, guardate che qualità di stampa, guardate che qualità di stampa. Bianco ottico, bianco ottico, bellissimo, un contrasto bellissimo col lucco nero. Questo vi metti che volete, anche qua, va bene, perché qui ho misure... Sempre quanto? 6 euro al metro, e la proposta è 1000, eccolo qua, facciamo così, guarda, scusate, 1000, ecco qua. Guarda là, se vedi così, no? 1071. Poi questa invece è proprio un'opera d'arte, è la 1072. Aspetta, ho ancora lo scotch, posso in diretta proprio da fare vedere. È la proposta 1072, qui c'è anche della seta, lo dico già. Fantasia. Fil coupé, guardate. Guardate, Francesco, vieni qua, devi avvicinarti perché devo togliere questo filetto qua. Scusate, no, è il bello della diretta. Sì, infatti, l'ho tolto su. Guardate, scusa, che non rende. Io vorrei che tu vedessi, ecco, che tu facessi vedere, ecco, la particolarità di questo. È un ricamo fotografico. Cioè, scusa, guardate, vedete che è ricamato, ma è mi dico che è ricamo. Il massimo dell'espressione del ricamo. Guardate che particolari in Italia riusciamo a realizzare. Allora, aspetta, perché dobbiamo... No, guardate anche la foglia, guarda. Allora, dobbiamo veramente guardare la cosa, perché questo lo venderò a taglio intero, a 6 euro al metro sarà. Non so i metri, perché non ho ancora avuto non ho ancora avuto modo di, saranno 3 metri circa saranno. Questo è un jacquard a fil coupé, anche con la seta. Il grosso della base è il cotone, per rendere questa qualità qui, per essere possibile una qualità così. No, eccelso, questo io penso che sia la Ferrari dei tessuti, cioè, questa è la Ferrari dei tessuti, cioè, ho cose. Questo è un tessuto, se mi dicono mi dà 80 euro al metro, dategli subito. No, sei un pazzo come me, per questa settimana. Se non lo vendo, lo vendo sicuramente la prossima a 25 euro al metro. Sì. Non mi costa 6 euro al metro, ma ve lo sto. Perché vogliamo che ci conoscete, che ci scrivete, che iniziate a fidarvi di noi, sì, come esperti del tessuto. Ok, la proposta è questa è una seta pura invece. Guardate che si può dire è un twill di seta pura, e la proposta numero 1073, non ho ancora avuto, ma se mai siete interessati, provando sempre il 6 euro al metro, se siete interessati, le contattate la Sabrina. Certo. Questo saranno circa 3 metri, credo, a occhio, casomai, ecco, sentite, con 18 euro portate a casa un tessuto, si può dire, un rigato gessato in seta pura, va bene? Stupendo, ha un peso anche incredibile, bellissimo, ha una sottilità forte. Adesso la 1074, altro Mikado. Adesso aspetta, perché sto facendo, scusate, stamattina, oggi va così, guardate che fantasia. Hola, e a pannelli, dove sei pannello? Eccola qua, vedete, questa è a pannelli, vi do
la taglio a pannelli, questo adesso è da calcolare, sarà quasi sicuramente a pannello, penso 1,5 metri, ma guardate, guardate che altro disegno, che esplosione di colori e di disegno veramente. Potete o no andare a una cerimonia qua? Allora, cioè, posso dire una cosa? No, perché fate sfigurare la sposa. No, perché la sposa si vergogna. Cioè, la sposa dice scusa, ma chi è la protagonista? Guardate che... Guardate, allora, che piacere, me la fai su fino a qua, perché voglio farti la foto con questa qua, di quella che usiamo dopo nel... Vai, 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 fai ancora più su, rotta. Vai, vai. Mamma mia. Metti un po' gli occhiali. Vieni più vicino. Guarda, scusa, scusate ragazzi, ne approfittiamo per... Scusa. Vedete? Mi cado, stupendo. Cioè... Poi, avanti, vedete? Oggi ho un cupro. Abbiamo tanti clienti che cercano il cupro. Allora, l'ho trovato a Como, il giorno mio. È un verde smeraldo, stupendo. Vi do i metri che volete. E la proposta 1078. Sono clienti che amano essere fare i completi, giacca... cioè camicione, sì. Camicione lungo e pantalone, no? Di questo qua sì, e... questo è quello ideale per fare l'effetto pigiamone. Sì, quello è l'effetto pigiamone, guardate, non si stropiccia, ma guardate che anche che imprimè di stampa che è bellissimo, si vede? È elegantissimo questo qua. Un verde smeraldo, cioè questa è... Io porta, cioè, ti vedono, porta allegria, porta, sì, gioco, sì. Porta eleganza questo. Un po' così per cioè, vedere. L'effetto che può avere una donna, ragazzi. No, ma i anche un tagliere, un camicione e pantalone a palazzo. Cioè, questa è un'opera d'arte. E sono introvabili ormai questi tessuti. Andavano di moda, cioè, ci sono persone che amano questi. Quando provano un completo camicione e pantalone largo, lo cercano disperatamente. Ed è difficile trovarlo, perché i rappresentanti di tessuti che vengono qua da noi sono anni che non ce lo presentano. Fa solo parte di quella nicchia dell'alta moda, sì. Dell'alta moda, o che fanno, cioè fanno su commissione. Ecco, mi scappa. Ecco, fanno veramente magari per le star del cinema o per persone importanti, no? Lo fanno su commissione. Come si dice, one spot, cioè un solo... Sì, può essere anche una cosa unica. Quella. Poi, la proposta numero 1079... ce l'ho qua, sì, 1079, sì. No, ho sbagliato. La 1075, sì, infatti ho saltato troppi numeri. Altra cosa particolare sempre che si possono trovare sulle fabbriche, sulle fabbriche di seta. Non è seta pura, guardate, questa che cos'è? Però potete fare o un foulardone grande, vedete, è il taglio del o un foulardone grande, oppure sì, qualsiasi taglio, cosa. Perché tanti quei foulardoni fanno adesso anche vestiti, no? Vedete? Con l'urex, col filo lurex. Non so se sia seta pure questo qua. Però è bello lo stesso. Per 6 euro. Per 6 euro. Guardate. Questi sono tessuti che costano un botto, questi qua costano. Quindi va tagliato a pannello. 6 euro al metro, sarà 1,5 metri un pannello più o meno. No, con 9 euro vi porto a casa anche qui un'opera d'arte. Un'opera d'arte. Mi cade sempre il bianco di fondo del lino per fare vedere dopo altri tessuti. Scusate. Poi, ecco qua, perché mi serve il bianco. Se faccio vedere perché. La proposta numero... 1076. Io in tanti anni di attività raramente ho visto tessuti come ne ho due oggi. Questo è il primo, vi faccio vedere. Un tulle da sposa, su base tulle da sposa, stampato con stampa digitale. Io spero che si veda. Spero che si veda, ma se foste qui dal vivo, vedreste un'opera, cioè artistica da museo. Cioè, un'opera da essere, un vestito da essere esposto. È delicatissimo. Cioè, non so se riesci... La fantasia è molto impalpabile. Ma guarda, io vorrei che voi vedeste la stampa digitale su questo tool da sposa. Ok.
si vede? Sì. Riusciamo a, a rendere grazie a... Guardate. Era anni che non toccavo, cioè che veramente non mettevo le mani su un, su una, su un tool stampato digitale così. Io vorrei... Cioè, hanno, ha una stampa che è veramente... Sai come si vede? E questo, e questo fermo, fermo. Tienilo su qua. Tieni su qua, per favore. Tengo su qua, faccio io un attimo. Ecco, così si vede la stampa. Cioè, doppiato. Doppiato si doppiato vede. Doppiato in camera, in videocamera, si vede la stampa. Incredibile. Potete fare, cioè avete un vestito, avete anche un vestito da a casa, da rimodernare. Mettete questo qua sopra, un'applicazione di questo, no? Una gonna arricciata, cioè anche oltre che vestiti nuovi potete fare, ma anche potete fare qualsiasi cosa su un tessuto, su base tu, non è il classico tu da carnevale, questo è un tu da abbinamento, è la qualità eccessa del tu, è un tu da abbinamento morbidissimo. Ecco, queste sono, ecco, queste sono quelle cose, il genio creativo delle fabbriche italiane. E la proposta era numero e 76, sempre 6 euro e mezzo per questa settimana. E ripeto, 76. Adesso andiamo al 77. Infatti mi sono scombussolati un po' tutti i numeri, però dai, 1077. Guardate, guardi, guarda il numero. La variante colorata. E questa è la variante del bianco. Guardate che delicatezza questo colore. Vero? Spolverini, giacche, qualsiasi cosa. Gonne larghe, gonne, cioè, a mezza ruota, cioè, importante questo qua. Questo, questo è un Mikado veramente importantissimo, si vede? Ok, sempre per questa settimana 6 euro al metro. 77, poi andiamo avanti con il 78, mi è sfuggito il 78, vabbè, salterà fuori dopo. Va bene, ok. Ho sbagliato ancora di cose. 83. Ok, 79. Sempre un altro Mikado. Guardate che animalier con questa tinta Tiffany. Un animalier importante, cioè un animalier importante, elegantissimo. Non è elegantissimo, veramente. E questo soffondo bianco ottico. E questo animalier con questa tinta. No, sì, Tiffany con blu. Tiffany. Va bene. Guardate bene la punta, vedete proprio Tiffany con blu royale. Guarda, guardate la proposta numero 1079. Ok. Io metto i tessuti qui sopra, no, no, c'è anche poco. Poi. Ciao. Ciao. Qua, adesso la mia andiamo avanti. Tanto voi poi mi chiamate i numeri, chiamate la serie. La proposta numero 1080, questo è il secondo tool che oggi vorrei farvi vedere. Ha un'altra, ha un altro tema, questo tool è sempre un tool da sposa, sempre un tool da sposa. Vi faccio vedere se si vede, Federico? Eh? Sempre stampa digitale, delicatissimo. Potete con, applicando questo tool, ripeto, per questa settimana 6 euro al metro, ma anche mettetevelo là a casa, trovate prima o dopo, queste, prima dell'estate, di creare un vostro tessuto, vedete? Guarda, è bellissimo. Dai, completamente perfetto, mi mettete un po' più così in taglio. Guarda. Grazie Francesco, ecco. Vedete? Questo. Allora, fallo su perché la fantasia si vede quando è doppiata. Grazie. Vedi? Scusate se ci dile. Contatti, sei sempre. Va bene. Ok. Ho detto che oggi, quando vado per le fabbriche di setterie a Como, sai, come ho detto, ai musei, vedi cose artistiche incredibili. 1080, sempre 6 euro al metro per questa settimana, solo per questa settimana. Poi, la proposta 1081, altro animalier. Guardate, anche questo sempre un altro disegno, è la proposta 1081 con questo fondo rosa e poi insomma con questi colori a contrasto di questo verde particolare, insomma, che è anche questo elegantissimo. Rottanio su base.
Questo è un Colata, è un micado. Questo è un micado, sempre un bel micado. Polverino, questo sempre, è. Ragazzi, sempre immaginate la gonna, guardate come cadono. No, no, ma anche uno spolverino, una giacca, 6 euro al metro, cioè non follie. Cioè, siete costretti a comprare, per quello adesso ho capito perché la settimana scorsa è andato via tutto fulminato. Cioè, la proposta 1082, un altro micado. Questa è la variante che ho fatto vedere prima. Guardate, sempre provenienza da una industria serica importante, non posso dire il nome. No, questo è proprio da qualsiasi capo, questo è incredibile. È un micado incredibile. Guardate che gonna che mi sì, questa è una gonna mezza rotola intera questa. Cioè, vi chiamano e dicono, vieni a fare le sfilate. Sì, mi dicono, no? Cioè, questa è eleganza pura. Poi, 1083, ho solo 70 centimetri. Ve lo propongo, se anche è pochissimo, però guardate che jeans. Guardate, è un jeans. Ma guardate che ricamo questo jeans. Quel dorato, cioè col filo lurex, guardate, ma si vede a rilievo. Questo è un tessuto che costava minimo 80 euro al metro. Ne ho 70 centimetri, una gonna, un gelettino. Un applico sul giubbetto in jeans. Guardate, ne ho 70 centimetri esatti, 73 insomma, ecco, 70 centimetri, sempre a 6 euro al metro. Tu lo prendi, eh? Questo non parla d'arte, questo. Cioè, solo jeans, cioè, non è, vedete, cioè, guardate che è proprio, è ricamato, è ricamo questo qua, è proprio, si vede lo spessore, bellissimo questo, questa è, sono capi, neanche quelli filmati sono così. Adesso ho preso, mi piaceva questa tinta qua, è una seta pura intanto, è una tela di seta pura. Però mi sono accorto che ha una leggera barratura, si chiama. Non so se si vede in... Sembra quasi fatta apposta. Allora, però, mi impegno a riprenderla, perché io voglio... Si vede? Fermo. Eccolo qua, vedi? Ragazzi, guarda, seguite il mio dito, eccolo qua. Anche... Si vede la no? Questo perché siamo ha una leggera baratura che si nota e anche no. Sì. È una seta pura e valeva un botto, però ve la propongo a 6 euro. Potete anche fare fodere. Avete presente di farvi una fodera per dire su una giacchetta o un capo, ripeto, però a 6 euro al metro. Sì, io sono sicuro che sulla camicetta non si vede poi, però a 6 euro al metro è... Dai. Posso chiederti una cosa? Neanche... Lasciamelo qua un attimino, mi prendi ancora uno di quei guai prima, uno di quelle rettine di prima, voglio fare un esperimento, scusa, più bello della vita. Mi invento sta cosa. Oh. E dopo dice che gli uomini non mi capisce niente. Beh, a volte... La maggior parte, me compreso. Sì, ciao. Addio. No, la si vede. No, questa qua è eccezionale. No, guarda. Si vede? Sì, è delicatissima. Io non so quante volte nella mia vita ancora avrò l'occasione di acquistare tessuti così. E si sono in giro tutti i giorni. Di mano qui ho fatto... 2200 km vado a scrivere. Continua così, te ne fai sì. Sì. Poi la seta pura era la proposta. La proposta 1084. Vi do i metri che volete, va bene? E vi do i metri che volete, però per loro vi posso dire una cosa: loro non era difetto, cioè, loro quello là non è di, per me sembra un difetto. Qui c'è un difettino lieve, vuol dire che qui c'è il difettino a tiro qua, non è qua, se fosse anche qua difettoso ci sarebbe rosso, bollettino rosso da qua fino avanti. Invece io vi scarto il pezzo difettoso qua, chiamiamolo difettoso, difettoso che
il verde vuol dire che è il puntino più, è l'effetto più leggero, che non è rosso, che è proprio, vuol dire drastico. Ma vedete come ci sono bollini? Non li ho levati, cioè, va bene, quindi a 6 la metro potete veramente, per le scuole di taglio e cucito, per le scuole di taglio e cucito, dove trovate, cioè potete fare una, fare le prove della vostra abilità, diciamo, delle vostre creazioni, con una, avere, creare una seta pura che costa centinaia e centinaia di euro, con 9 euro di tessuto, cioè, a farla grande, con 9 euro di tessuto a farla grande, va bene, però avete un capo, avete una seta che quando la indosserete andrete anche a letto da quanto bene sarete avvolti dal calore della seta. Federico, possiamo spostarmi il telefono che non si rompa? Ok, adesso una serie di ultime di misto sete e di misto sete. Allora, la proposta 1085, questa è accettata viscosa, costano 5,90 m. Quando l'ho acquistata mi sembrava seta pura, invece l'ho analizzata e accettato viscosa. È il genio italiano che fanno delle volte delle sete che sembrano, cioè dei tessuti che siamo sete. Accettato viscoso vuol dire super lavabile in casa. Sì, super lavabile in casa, a 30 gradi naturalmente. Una seta super pratica. Addirittura questi, qualcuno li preferisce alla seta pura, sì, proprio per la praticità, e anche così non butta via centinaia di euro. Se posso spendere una parola, io per esempio assolutamente preferisco la viscosa contro la seta pura. La viscosa dice uno. Mi si dice per sempre, per seta pure. Forever silk, forever sì. Io sì, io amo la seta, io amo la seta. Allora, sono 5,90 m, la posta 1085, 35 di tutto, 5,90 metri. Cioè, ne prendete, io penso in giro ne comprate 2 metri di questa qua, no, quasi 6 metri, senza difetti. Va bene, la proposta 1085. Poi la proposta 1086, questo sempre è un micado, è una via fra il micado e il Dussès, solo quelli tessuti ibridi che fanno le industrie seriche, che non vanno sul circuito dei tessuti che acquistano mediamente i commercianti come noi dei tessuti, ma sono destinati solo alle maison d'alta moda. Questa era destinata a una maison d'alta moda, tutta questa serie di tessuti che adesso noi andiamo a vedere. Questa è la proposta 1086, ne ho 1,35 m, non ha un difettino, a un certo punto cambia trama un pezzettino. Scusami, sono due pezzi, sono 1,35 m per 95. Vedete cosa? Non ha difetti. Ah, eccolo qua. Sì, cambia. Io vi do il pezzo questo qua, però qua si vede un degradè. No, il telaio qui aveva un'altra lavorazione, magari un filo in meno, ha capito, ma che era fatto apposta, era fatto, no? Era fatto. Però io vi do il pezzo buono, però qua non lo buttate via. Lo usate, anche questo lo usate, eh? Quindi per dire che noi li controlliamo tutti, e questi non sono buchi, non sono. Che potete fare delle cose in composé che magari può essere anche sfizioso, però con neanche 6 euro lo portate a casa. Complimenti. Eh? Poi. Poi ho 2 metri, la proposta 1087, guardate che tinta. Cos'è? Oh, il bello, sì, prima l'abbiamo fatto su, era pieno di gente stamattina, quindi l'abbiamo fatto su alla come si dice, alla Far West, prima alla Far West. Anche questo ha una base, anche questo un po' di seta dentro, me l'ha detto, quindi sono 2 metri, la proposta 1087 per fare giacchine, un spolverino, vedi? Sì. Si vede? Fucsia bellissimo. Guardate anche che riflesso di gioco ha la qualità del filato di questa lavorazione. 1087 per 12 euro di tutta. Poi, sempre 2 metri per fare un spolverino, qualcosa. Questo è un doppio,
questo è un doppione di oh, Duke S, è un double fast, insomma potete fare anche un gioco, potete fare anche sul vostro, sulla vostra creazione. Sì, questa qua, però questo è un verdino, una miseria. Lo vedi? Guardate. Sì, guardate che questo è un Dussès alt morbidissimo e anche, vedete, è anche in comfort bellissimo questo qua. Questo è ideale veramente se fate un capo, lo sentite a volte in un modo incredibile. E 1088 sempre per 6 euro al metro, 12 euro. Tutto, 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 tutto. Oh, qui è un crepe adesivato, che anche questo qua era destinato a sempre alle confezioni. Mettilo, quasi finito. Sì, 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 sì. No? Oppure vuoi che finiamo qua? Finiamo con questo qua. Discutiamo perché siamo un'oretta, abbiamo altri 20 minuti da fare. No, dai. Dai, tranquillo, solo qua. Allora, ho la proposta 1089, scusate, questo è il bello della giornata. E ne ho 3 metri e 50, un difettino, ve lo vendo per 3 metri e 20. No, per 3 metri ve lo vendo. Questo qua, se anche è buono per 3 metri. Quindi con 18 euro avete un crepe adesivato, vedete anche, scusate, anche se anche è adesivato è sempre l'effetto, mantiene l'originale comfort. Quindi potete fare una gona, è bellissima. Adesso non guardate quell'inizio perché non l'ho avuto modo ancora di sistemare. Io quando carico faccio fretta, butto in macchina o in camion, e a volte sono là, perché voglio, quando vado su a Como voglio fare diversi fornitori, quindi dalla fretta non sto lì ogni pezzettina a casa, poi me la risistemo. Solo oggi, questa settimana è stata un po' particolare, quindi non ho avuto modo di presentarla a modo, però vedete, non ha... è meraviglioso, è un crepe veramente importante questo qua. Fate qualsiasi cosa, da un spolverino a un completo, e guardate che tinta veramente bellissima da primavera. Se poi, è perché oggi non ho avuto modo, ancora la macchina piena, sono entrato a casa di sera tardissimo, ma se prendevo dalla macchina delle fantasie qua, vedrete che anche la settimana prossima ho fantasie bellissime da abbinare a questi tessuti. Poi ho questo taffetà misto accettato, qualcuno lo vende per seta pura, dico io che non è seta pura, ok, questo qualcuno, abbiamo tanti clienti che amano questi taffetà importanti, hanno, questi sono con catena oro, questi sono i più preziosi, questi qua, quindi non so se si vede la tinta, questo la catena oro col maroncino e col maroncino e con il punto quel verde per dire tipo Gucci, ecco, che non è questo momento sotto Gucci, ma per dire che adesso tutti cercano quel tipo particolare di verde, insomma, che appunto è moderno per questa casa di moda, fa tendenza naturalmente anche quei colori, ecco. Quindi ha l'effetto gangiante, l'effetto veramente, conforme lo giri cambia mille colori, bellissimo, importante. Anche questo, sono tessuti importanti da cerimonia, quindi ne ho 4 metri, lo vendo tutto intero, sempre 4,24. Sono tessuti che noi vendiamo 25 euro al metro a negozi, quindi neanche un metro, va bene? Poi ho una misto seta nera. Questa è bella anche chi va a ballare, anche i maschietti che vanno a ballare, che vogliono, che preferiscono chi va a ballare liscio, ecco, tante volte abbiamo tanti maschietti che vanno a ballare liscio, vengono qui, prendono e vogliono queste camicie di misto seta, addirittura, e non di seta pura. Sono passati, ho diversi signori che vengono qua. E le vogliono proprio così, espressamente così. Quindi ho un taglio di, la proposta 1091, ho un taglio di 2,60 m, lo vendo per 2,40 se avevo un piccolo difettino, quindi 2,40 per 6, 2,40 per 6 sono 14,40, cioè fate abbondantemente una,
una camicia normale, anche se avanza anche per la moglie, un camicino senza maniche, ok? Poi ho questo lino set, questo è, ecco, cos'è questo qua? Questa, vorrei che si vedesse il filino bianco che si vede in, in trama e seta pura. Il filino sotto la base, la trama è di seta pura. E poi ho la viscosa e il lino. Questo qua, questa è la proposta numero, è la proposta numero 1092. Ne ho, sono 2,80 m, lo vendo per 2 metri, per che motivo? Me l'ha detto la ragazza, difetti non ne vedo, ah, eccolo qua, perché come l'altro, ha 2 metri, è lungo 2,80, 2 metri, gli 80 centimetri hanno un leggero cambio di lavorazione, che però se io lo metto nel verso giusto non si vede. L'importante è quando lavorate questi tessuti particolari, dovete sempre lavorarli per un verso, cioè come dire, sempre, non potete fare magari tipo un pantalone in un verso e l'altro al contrario, perché sennò cambiano colore, eh? Mi raccomando, li sfalsate, specialmente il girocavallo, e vi vengono uniformi di colore, sennò sembrano due tessuti differenti, eh? Tutti questi tessuti che hanno la seta che oggi vi ho proposto, dovete stare attenti a non girare, cioè nella lavorazione, va bene? Quindi la proposta, la proposta numero 1092 di 2 metri, 12 euro di tutta, 12 euro di tutta, potete fare un taglierino, potete fare un spolverino per 12 euro, ordito. La trama è in seta pura e qui c'è lino e viscosa. Tutti questi tessuti qua hanno la stessa confacenza, diciamo, ecco, vedete, ho la trama in seta pura, questa qua, questi filini qui, spero che si vedano, no? E poi ho la viscosa. Tutti quanti sono è un tipo di tessuto veramente che è destinato alle case d'alta moda. È la proposta numero 1093, qui ne ho 1,55 m e lo vedo tutto. Vedete questo rosa, questo particolare rosa. Sì, è un pelino. Va bene, 1093 questo rosa. È confetto, no? Si può dire rosa confetto, vedete? Vedete, ecco, conforme vanno girati cambia colore, vedete proprio la particolarità eccelsa, non è la qualità veramente incredibile di questi tessuti. Ho la proposta 1094, magari una donna, e questo verdino chiaro, 1 metro, 6 euro. Questo bubble, questa tinta, come si chiama, puffo, no, che non è puffo, poi questo azzurro celeste particolare, la proposta 1095, 1 metro, sempre per 6 euro, solo per questa settimana. Poi, qui ho una, questa è una misto seta importante, ne ho 3 metri, la proposta 1096, e qui cosa c'è qua? Qua ho da avere... No, ci sono sbagliati. Milo non ha niente. È come quella l'altra volta, che per me loro per loro era perfetta. Per me ha delle, non dico barature, ma che si vedono e non si vedono. Però io la vendo proprio come fosse, ecco, a stock, se anche non è. Ha delle righe leggerissime, 1096, la vendo 3 metri, di tutta 18 euro, di tutta. Poi, altro, guardate che verde importante, anche questo qua, questa è la proposta 200, è la proposta 1097, non ho 2,35 metri, sempre questa qua ha la trama in seta pura
e la viscosa che la, guardate gli effetti di colore di che riflessi, proprio vestiti eleganti o da cerimonia, sempre con passello al metro, quindi sono con 2,35, guardate che 2,35 per 6, 14 euro, 14 euro veramente potete anche sbagliare a fare, cioè no, vi auguro di no, comunque no. L'intenzione è farvi usare materiali che sono impossibili, a più soldi qui sì. Poi, altro sempre tessuto che ha la trama in seta pura, ne ho 1,30 m, ecco, era 1,38 m, no, è un filo, ecco, perché a volte, sapete, sembrano macchie, ma eccolo qua, vedi, invece sono fili, ecco, guarda. E magari le nostre commesse dalla fretta dicono, no, ha un difetto, invece non ha difetto, un po' più. Questo perché ci teniamo a essere sempre trasparenti, anche oltre il voto. No, anche oltre il voto, anche a costo di rimettersi. Quindi la proposta è 1098, comunque veramente per 1,30 m, quindi sono 7,80 se non sbaglio. Misto seta con viscosa. Io vorrei, però, se si vede, vedete l'effetto? Chi è brava, qua anche una giacchina corta. Qui 1,25 m, ecco, vedete, perché non abbiamo avuto tempo questa settimana di curare sì, al massimo, e poi fai cliente. La proposta è 1,099 m, sempre 1,38 m, ve la vendo per 1,25 m, va bene? E sempre con la trama di seta, anche questa qua. Faccio vedere, ma sì, portate pazienza. Allora, i fili, I fili sono gratis comunque. Da noi, come dice lui, i fili sono gratis. E concludiamo, concludiamo con questo giallo lime, non so, che giallo è per me? Giallo, sì, 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 un bel giallo limone. Un bel giallo limone, un bel giallo limone, ne ho metro, sempre con la trama di seta, e poi l'ordito in viscosa. E la prossima 1,100 sempre per 6 al metro. Quindi, mentre non c'erano, scusami, mi fate vedere questi? Mentre non c'era, hai fatto vedere? No, ho fatto vedere questi qua. Fatto vedere. Sì, sì, questi qua. Hanno tutti la trama in seta pura. Ripeto, sono tessuti destinati solo alle confezioni d'alta moda, che esono dai circuiti commerciali classici dei tessuti, quindi quasi impossibili da avere, però avete tessuti che poi, quando andate sui negozi più belli e famosi, che hanno tessuti veramente le firme più grandi, cioè migliori, prestigiose. Più prestigiose, trovate questi tessuti qua, trovate. Allora, ritorno col mio lino per la prossima volta, vi chiedo già, vi dico già per la prossima volta, no? Adesso ho perso tutti i riferimenti. La prossima volta proporrò purilini, quindi passate parola se avete, potete anche fare tendaggi, tendoni, cioè dove trovate una tenda in purolina, se volete fare neanche 10 euro al metro, no? Quello sarà 9-10 euro al metro più o meno la direzione, va bene? Oppure potete ricamarlo, se avete, a Vicenza abbiamo trovato delle scuole di ricamo, sono signori che sono di Gano, e appunto anche rivolto a loro, se volete approfittatene, perché veramente perché faremo aspetta un attimo, rimanete un secondo che faccio vedere una cosa. Ora Daniela, mi passi tu un pacco d'osellino per piacere, scusami, ci sono qua un altro pacco lì, ci sono quei chili anche, quelli con i biglietti, le tutti senza biglietti. Ok, perfetto, scusa. Ok, sì, ci sono. Ecco, insieme a Collino riproporremo i pacchi, sapete che siamo andati in Fiera Vicenza, ne abbiamo avuto tantissimi, i pacchi di purolino, che sono minimo 2,5 kg, pesano minimo 2,5 kg. Ecco. 2,6 kg. No, 2,580 kg, 2,580 kg, vediamo se è vero, vediamo se era vero questo qua, sì, 2,5 kg, ecco, dipende da, anche
superano comunque tutti i 2 kg, superano i 2 kg, 2 kg se vogliamo, perché a volte siamo elevato, ecco, 2,6-12 invece 18, vedete, ecco, vedete, no, l'importante è che per me superano i 2 kg e mezzo, perché ve li vendo 10, come fossero 2 kg e mezzo, a 25 euro al pacco. Quindi 10 euro al chilo. 10 euro, che sono meno alla fine se vado a confrontare, però se vado ne prendo uno a caso, questo qua, questo era il pacco da 2 kg da 25 euro, vedete che pezzo di lino che c'è dentro, vi dico, guardate, vi dico anche la misura, solo con pezzo, tutto è sotto costo, ma poi guardate, questo è bellissimo anche da camicette, a una trama, vi dico, qui c'è un pezzo da 2,40 metri per 2,50 io ripeto, li acquisto ho questa fortuna di averli in Portogallo e questo contatto enorme, solo questo pezzo costa di più di 25 euro, questo sarebbe un pezzo da 50-60 euro, con 25 euro prendete questo e anche tutto questo, va bene? Grazie. È rimasto lì il coso. Grazie. Va bene? Bellissimo. Lino anche slavato c'è dentro. Francesco, mi dico, ti vedo finito, sono cotto di chilometri di questa settimana, però ho avuto, se puoi dire, una pesca. Certo. Fruttuosa, si dice così, certo, no? Certo. Una pesca fruttuosa. Un rastrellamento. Ho in mente ancora le varietà. Ho oltre un migliaio di fantasie. No, nuove, no! In casa, nuove da proporre a voi gentili clienti. E se vogliamo un po' alla volta, naturalmente sabato faremo una piccola carrellata, quello che si può, però chi è nei nostri, diciamo, raggio di commerciale. Abbiamo clienti, ripeto, fino a Bologna, fino a Verona, certo. Venezia, Pordenone abbiamo, quindi venite veramente. Scriveteci. O chiedeteci informazioni tramite il numero WhatsApp e noi saremo lietissimi, la nostra Sabrina. Ciao Sabrina. a messaggiarvi e rispondere. Vi voglio bene, veramente che oggi ti fa d'Italia, c'è l'Italia del rugby oggi. Oggi abbiamo anche il giubbino, anche, sì, o sì, anche sì, il giubbino sì, dell'Italia sì, del rugby, o anche originale anche. No, quello è il mio. Sì, dammi un attimo il mio giubbino. Grazie, ha bisogno, eccolo qua, vedo. Mitico giubbino. Originale della nazionale italiana, ho avuto la grazia e la fortuna di averlo, quindi lo chiamiamo come loro. Sì, ma poi è incredibile, ha un tessuto che è sintetico, no? Sì. Però tiene un caldo, cioè, che tiene la pioggia, tiene il caldo, cioè, è meraviglioso, cioè vado anche a me, insomma. Buona domenica, che il Signore vi benedica, veramente domani tutti a messa, e penso verso la terza, la quarta, verso, ho perso il conto, siamo verso la quarta settimana di Quaresima, quindi è verso la terza settimana, quindi veramente che il Signore vi benedica. Grazie.